Prosegue il dibattito politico sulla scelta da parte dell'amministrazione comunale di Trieste di posizionare una statua raffigurante il poeta Gabriele D'Annunzio nella centralissima piazza della Borsa. Dopo l'annuncio da parte del comune e le successive reazioni da parte di intellettuali e dell'opinione pubblica, sui diversi siti web triestini sono apparsi sondaggi sulla statua e nei giorni scorsi è stata proposta anche una petizione online. Ad oggi sono state raccolte oltre 2.000 firme contro il progetto. Ma come al solito mi sembra che il discorso ideologico superi il buonsenso. Perché una statua di D'Annunzio è sempre un onore averla per una città. Comunque dico agli amici triestini che se la statua di D'Annunzio non la vogliono a Trieste, noi la accogliamo a Pescara in maniera entusiasta, perché già abbiamo statue di D'Annunzio a Pescara, ma sicuramente se ce ne fosse un'altra sarebbe assolutamente gradita. Quindi un appello lo faccio io agli amici triestini. Se non la volete voi la statua di D'Annunzio, la prendiamo noi perché sapremo come valorizzarla. Perché D'Annunzio è un personaggio storico di grandissima rilevanza, è il personaggio forse che ha segnato più di ogni altro il periodo che va dalla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento e per noi è un grande onore essere la città che ha dato i natali a Gabriele D'Annunzio. Il monumento, come noto, sarà firmato dallo scultore Alessandro Verdi e ritrarrà il vate seduto a leggere in posa riflessiva. Lo stesso scrittore Mauro Corona, che certo non è personaggio di destra, ha appoggiato la scelta del sindaco di Trieste di Piazza, dicendo che sono sterili polemiche di uno schieramento di centrosinistra che non ha più argomenti. Ma io condivido perfettamente il fatto che queste polemiche non servono a nulla se non ad alimentare un substrato ideologico che fa più danni che altro in questo momento. D'Annunzio è D'Annunzio, è un personaggio che tutti quanti apprezzano, è sicuramente un personaggio che ha dato lustro all'Italia, è stato anche un personaggio controverso, ma sicuramente è un grandissimo di ogni epoca.